Passiamo, sì, ci farà avere la copia dell'intervento. Passiamo ora la parola in videoconferenza al dottor Burgio da Palermo, un pediatra. Sentiamo quali sono le sue considerazioni sull'argomento salute e ambiente. Opinioni. Qua credo che il discorso sia molto chiaro. Lo farei direi come discorso quadro, cioè gli inceneritori, ovviamente anche i cementifici, ovviamente anche per dire le acciaierie, sono fonti di enorme inquinamento e credo che su questo nessuno abbia dei dubbi. Il problema è si può continuare ancora a pensare che questi siano una sorta di prezzo da pagare a uno pseudo progresso o tutto questo si sta rivelando chiaramente insostenibile, non solo per la salute delle popolazioni, ma in generale per gli equilibri della biosfera? Questo io credo che sia il punto. Allora, detto questo, gli inceneritori producono una quantità enorme di, e immettono di fatto in atmosfera di metalli pesanti, di molecole organiche, di endocrine disruptors, di particolato ultrafine, con dei distinguo che sono molto spesso artificiosi, perché qualcuno dice quelli di nuova generazione comunque riescono ad abbattere almeno in parte alcuni di questi inquinanti. E qui bisognerebbe veramente discutere, confrontarsi con un minimo di serenità, perché questo discorso per cui si abbatte la quantità degli inquinanti per quanto concerne la qualità di alcuni non vale, perché indubbiamente quello che anche diceva poco fa Montanari, insomma il particolato fine, il particolato soprattutto ultrafine, lo 0,1, come diametro diciamo 0,1 o meno di 0,1, praticamente passa chiaramente, ma questo lo dicono perfino coloro che controllano per ufficio, quello che sono le emissioni in atmosfera. Il particolato ultrafine è chiaramente il vettore principale di tutte le sostanze tossiche e per di più, e su questo credo che ormai la letteratura scientifica abbondi, il particolato ultrafine come tale è in grado di attivare dei percorsi biochimici all'interno della cellula, di attivazione di fattori di trascrizione che in ultima analisi esitano in infiammazioni croniche e in patologie neoplastiche. Per di più veicolando metalli pesanti all'interno della cellula, perché riescono a trasferire le sostanze tossiche all'interno della membrana plasmatica e della membrana nucleare e a raggiungere il genoma e a trasformare l'epigenoma, questo credo che ormai ci sia una evidenza scientifica assoluta su questo. Allora, il problema diventa. Si può continuare a immettere quantità enormi di sostanze tossiche? Penso, io non ho potuto seguire la prima parte del congresso, ma voi sapete che ci sono circa 102.000 molecole chimiche artificiali, molecole chimiche di sintesi in giro per la biosfera che sono prodotti volontari o di fatto involontari di quello che noi chiamiamo progresso tecnologico e della grandissima parte di queste sostanze noi non sappiamo quasi nulla. Abbiamo costruito questi, chiamiamoli ecomostri, che riescono a veicolare queste sostanze all'interno delle nostre cellule e dei nostri nuclei, a cambiare l'epigenoma, a obbligare il DNA a trascrivere in maniera errata, a creare patologie che sono ormai quelle dominanti. Allora, in questo contesto va inserito il problema. L'inceneritore è un impianto ancora più inutile di altri che produce grandi quantità di sostanze tossiche, in parte finiscono in atmosfera, in parte finiscono in catena alimentare. Speriamo di non sentire più nessuno che dica che l'alternativa alle discariche siano gli inceneritori. Lo sanno tutti che gli inceneritori producono semplicemente discariche peggiori, più tossiche delle altre. Allora, se si vuole continuare a farlo, beh, lo si dica, lo si fa a prescindere da quello che è l'impatto sulla salute della gente. Perché che ci sia un impatto catastrofico sulla salute della gente, io credo che non ci siano dubbi. Noi da anni cerchiamo, so che lì con voi ci sono Patrizia Gentilini, Michelangelo Bolognini, Marco Caldiroli, noi cerchiamo da anni di avere un confronto tecnico, scientifico, serio e sereno con tutti coloro che rappresentano le istituzioni. Non più di un anno fa siamo andati con Lorenzo Tomatis al Ministero dell'Ambiente, ci hanno tenuto 4 ore in audizione, hanno registrato tutto, c'era anche Patrizia, c'era anche Federico Valerio,
hanno registrato tutto, ci hanno detto cercheremo in tutti i modi di avere con voi un confronto al Ministero della Salute. Noi stiamo ancora aspettando, siamo assolutamente disponibili a questo confronto sereno, ma io credo che i dati siano ormai incontrobattibili, credo che non ci sia neanche da scendere sul piano della polemica, perché molto spesso l'errore è quello di dire le evidenze ci sono o non ci sono. Le evidenze ci sono, bisogna capire un attimo, mettere insieme l'epidemiologo, il tossicologo, l'oncologo, l'immunologo, il pediatra, in modo tale che si chiarisca che noi stiamo parlando di una deriva, di una rivoluzione epidemica che concerne le patologie croniche, le patologie neoplastiche, che indubbiamente sono in grande aumento in tutto il nord del pianeta in proporzione all'inquinamento ambientale. Che ne dicano alcuni personaggi che, vabbè, vogliono sostenere il contrario, ma direi che al momento in cui la mortalità per Alzheimer aumenta del 1200% in 25 anni negli Stati Uniti, beh, se ci vogliono dire che questo è legato all'uso delle caramelle, vabbè, lo possono anche dire, ma... Pronto? Io non so, io non sento in questo momento. Pronto, noi ti sentiamo benissimo. Non va bene. Non so, volete proprio... Ma io sai, andare avanti, qua, credo che insomma tra di noi un po' queste cose le abbiamo chiarissime. Io credo che noi dobbiamo riuscire ad avere sufficiente forza per imporre un dibattito non solo legittimo nelle sedi come possono essere per esempio le piazze eccetera, ma noi dobbiamo riuscire a imporre un confronto con i tecnici all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, su queste tematiche, e dobbiamo andare a confrontarci. Noi avremo il congresso dell'ISDE a fine di novembre, credo che sia molto importante che a questo congresso ci siano un po' quelli che la pensano in un modo e quelli che la pensano in un altro, perché la cosa più variegata è creare circuiti in cui si incontrano sempre quelli che sono pro e quelli che sono contro. L'importante è veramente confrontarsi in maniera possibilmente, voglio dire, serena. Io sono convinto che i dati scientifici siano chiarissimi. Chiaramente bisogna dare molto valore anche, è inutile questa logica per cui l'epidemiologia è l'unico criterio di valutazione dell'impatto ambientale e sanitario di fonti di inquinamento puntuali o diffuse sul territorio, ma questo è veramente un po' assurdo, perché se la tossicologia, che ormai utilizza anche strumenti molto sofisticati, basti pensare alla tossicogenomica, in altri paesi viene utilizzata, beh, io penso che in Italia da ora in poi bisognerebbe utilizzare pari dignità a tutte queste metodiche di valutazione. Allora, se si mettono insieme che i metalli pesanti o che le varie sostanze di cui abbiamo parlato, in particolare il particolato trafine, abbia una ricaduta drammatica sulle popolazioni, non c'è bisogno di aspettare 20 anni per uno studio longitudinale di coorte e poi magari dire i nuovi modelli fanno pensare che i nuovi impianti siano molto migliori. A questo punto facciamo altri 20 anni di studio longitudinale di coorte, perché altrimenti questo diventa un gioco per cui ogni 20 anni semplicemente rifacciamo gli studi, perché è cambiato l'impianto, ma è cambiato sulla carta, è cambiato il modello, punto e basta. Allora questo credo che veramente non sia più sostenibile, credo che su questo Lorenzo Tomatis negli ultimi anni si era veramente speso e prodigato. Noi che siamo un po' tutti orfani in questo momento di Lorenzo, credo che abbiamo il dovere di portare avanti questa parola, insomma. Senti, volevo chiederti di chiarire gli aspetti più interni alla categoria medica, cioè che cosa si sta pensando di fare da parte nostra e quali sono i passi che si stanno percorrendo per cominciare a far discutere la categoria i problemi di nuove frontiere come le nuove patologie. Questa è una gran bella domanda, il problema è la risposta, nel senso, io vengo fuori adesso, in questi 2 giorni c'è un importante congresso qui della, diciamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Health Promoting Hospitals, che è un programma, un progetto dell'OMS. Mi è stata data misteriosamente, tra l'altro, una relazione importante, perché era la seconda in sessione plenaria dopo la presentazione da parte del Presidente nazionale. Io ho detto queste cose. Il risultato, come spesso capita in questi casi, è che c'è stato un interesse notevole da parte dei presenti in sala, perché di fatto in 2 giorni, anche stamattina sono tornato per questo, perché mi hanno chiesto le slide,
in credo una sessantina di medici, di operatori della sanità, c'è stato un po' di gelo probabilmente da parte di alcuni che hanno dei ruoli più di coordinamento e di, come dire, di management in generale. Io credo che il problema sia, e spero di non apparire polemico, ma credo che sia un problema molto più generale, che non riguarda soltanto questo drammatico problema della ricaduta dell'inquinamento sull'ambiente, sulla salute e sulle future generazioni, che sembra una frase fatta, ma purtroppo non lo è, perché la gran parte di queste sostanze, come tutti sappiamo, si accumulano nei tessuti delle madri, quindi si passano chiaramente di generazione in generazione, con un'amplificazione progressiva dei danni. Per cui quando l'Lancet a novembre lancia l'allarme di una pandemia silenziosa, penso che ne abbiate parlato, noi abbiamo dedicheremo il congresso a Lorenzo, il congresso di novembre lo intitoleremo proprio pandemia silenziosa probabilmente, perché è drammatico che tutti sappiano che il sangue cordonale, che il latte materno siano pieni di endocrine disruptors e di metalli pesanti, che il 10%, lo dice Lancet, dei bambini del nord del pianeta sono ormai chiaramente bambini che hanno subito già le conseguenze drammatiche di tutto questo, e che nel congresso di pediatria a cui sono stato qualche giorno fa a Pisa, di tutto questo non si riesce a parlare, nessuno ne parla, ma soprattutto non si fa in modo che chi ne parla appunto ne parli pubblicamente. E noi stiamo cercando in tutti i modi di, come dire, di penetrare anche in questi luoghi dove è molto difficile comunicare su queste cose, ma siamo a questo punto. Adesso io credo che il secondo problema è, ma lì so che ci sono dei medici in sala, lo sappiamo o no che la sanità in buona parte ormai è gestita, nel senso di coloro che hanno il potere decisionale, da tutti tranne che dai medici? Quando si dice i medici sono una grande corporazione che ha un certo potere, sì, sul piano sociale, sul piano politico, del potere individuale di alcuni tra l'altro, ma per quanto concerne le vere scelte, le vere decisioni, ma queste vengono prese molto, tra virgolette, al di sopra, nel senso di quello che è l'ambito puramente tecnico. Noi siamo purtroppo, abbiamo grandi difficoltà quando si tratta di scegliere se è un vaccino realmente utile, se un farmaco è realmente utile o dannoso, se le scelte sanitarie in generale vengono prese ormai da grandi contesti finanziari, economici e politici. E appena noi proviamo un minimo a riprendere, ad avere parola, ad avere voce in capitolo, ci mettono di fronte alcune istituzioni che sono sanitarie, ma che sono a loro volta totalmente gestite a livello politico. I quadri intermedi e superiori sono tutti politicamente determinati, diciamo così. Allora il vero problema diventa i medici, i biologi, i chimici, la gente che per competenza di queste cose si occupa, riuscirà nei prossimi anni a costruire reti sul territorio che abbiano veramente efficacia, perché altrimenti non abbiamo nessuna possibilità neanche di interferire in tutto questo. Vorrei chiedere a Burgio che cosa ne pensa di questo evento, proprio a proposito di questa dialettica. Lui parlava prima della necessità di instaurare un confronto sereno e pacato, ma alla luce di quello che è successo proprio ieri da parte del nostro ministro, che si impone così nei confronti della classe medica, nei confronti addirittura di un ordine dei medici, di un'associazione di ordini dei medici, com'è possibile arrivare ad un dialogo sereno e pacato? Sì, io non ho sentito molto bene la domanda, ma l'ho intuita. Credo che quando si vede, come tre giorni fa o quando è stato due sere fa, io non guardo la televisione, ma sono tornato dal congresso totalmente stanco, che per fortuna ho visto la televisione e ho visto il programma di Santoro. Quando si arriva in un paese in cui ormai tutti abbiamo capito che chi gestisce, non dico che chi ha il potere, perché magari chi ha il potere è più nell'ombra, diciamo così, ma chi gestisce il potere a tutti i livelli non ammette più che ci sia una libertà non solo di opinione, ma di azione lì dove ci deve essere per portare un minimo di correttezza e legittimità in campo giuridico, legislativo, in campo sanitario, eccetera. Chiaramente vuol dire che questo sistema, diciamocelo, è talmente fragile che ha bisogno di minacciare, che ha bisogno
di interferire in maniera come il potere fa normalmente, proprio ogni volta che qualcuno cerca di mettere anche semplicemente in discussione tutto questo sistema. Allora, questo è un sistema che sta producendo chiaramente una distruzione di se stesso, e speriamo, guardi, io lo dico, guardate, io lo dico, non so, spero di non scandalizzare nessuno, io spero che venga una crisi economica abbastanza seria che li costringa a rallentare, io dico a livello planetario, perché una crisi biologica, una crisi sanitaria di livello globale è qualcosa di molto peggiore. Quindi io credo che il problema non sia quello di un singolo personaggio, ministro o meno, il quale si inquadra in questo sistema, ha il suo ruolo, ha la sua competenza chiaramente limitata, in questa materia non ha idea, chiaro, non credo che il ministro Bersani abbia una competenza diretta, si affida ai tecnici che a loro volta chiaramente sono parte di questo sistema che tende a legittimare tutto questo. Io credo più a una non consapevolezza di far parte di un sistema che come tale tra poco entra in crisi in maniera non troppo drammatica. Io credo che sia questo il discorso. Credo che se il ministro in questo caso di cui si parla avesse voglia di confrontarsi, come dicevo poco fa, noi abbiamo provato per un anno, abbiamo cercato di avere in varie modalità un confronto con i tecnici del Ministero della Salute, non credo che ci sia la volontà di dialogare su queste tematiche. Poi sta a vedere, ognuno ha la sua interpretazione, se qualcuno può anche pensare che il vero potere appunto sta dietro le quinte, è stato deciso di mettere a ferro e fuoco l'Italia, a fare centinaia di inceneritori o a raddoppiare le linee di quelli che già ci sono, ormai lo hanno deciso. Allora, se veramente è così, e chiaramente si trovano tecnici che dicono non c'è problema, tanto va bene, aumenterà un po' l'inquinamento, ma tanto peggio di come stiamo, è difficile andare, vabbè, allora credo che la gente dovrà trovare, invece ecco, credo che noi dovremmo trovare sempre di più, parlo proprio di noi che abbiamo una responsabilità sanitaria, per esempio. Io credo che i medici hanno le responsabilità sanitarie, hanno accettato di non avere più il potere per definire a un certo punto questo. Io credo che sia la nostra classe che il suo potere lo gestisce per altri motivi. Io credo che la classe medica abbia delle responsabilità e debba riprendere in mano questo discorso. Credo che bisogna creare dei collegamenti molto forti tra di noi. Credo che ISDE sia un piccolo soggetto importante, ma che ce ne siano tante. Queste reti, cioè questo congresso a cui ho partecipato, sono reti che possono diventare importanti perché si diffonda questa consapevolezza. Non è una cosa che si fa in due giorni, ma credo sia questa la via. Grazie, dottor Burgio. Buon proseguimento di giornata. No, io vi ringrazio molto. Saluto tutti. Grazie, allora.